ciao. Presidente, volevamo una battuta sull'attualità, su questo discorso di Monaco che ha detto il Presidente, lo tipo devo fare un passo indietro rispetto al discorso nazionale. Ma guarda, io non mi risulta che abbia detto questo, primo. E secondo, io ho fatto un comunicato ufficiale su quello che, su questa serie di querelle che ci sono state fino ad oggi, quindi ho fatto ieri un comunicato, che rimane, ecco qua, questo è il comunicato fatto ieri, è stato pubblicato, vale questo. Sabatini della Roma ha detto lo Tito dovrebbe ascoltare De Rossi. Ma io non devo dire nulla, io torno a ripetere, io sto qui per svolgere una funzione che è quella di cercare di ammodernare il sistema. Allora le leggo quello che ho detto, così che vale una volta per tutte con tutta questa storia di queste polemiche che cercate di, come dire, di utilizzare strumentalmente. Gli attacchi ricevuti in questi giorni hanno raggiunto una sistematicità che travalica fattispecie dell'evento, lasciandomi supporre che dietro la campagna mediatica montata intorno alla mia presenza al fianco nazionale, presenza che peraltro ci tengo a ribadire, oltre ad essere prevista dal regolamento, non ha mai assunto un carattere invasivo o inopportuno, come già testimoniamo più volte da diversi autorevoli addetti ai lavori. Vi sia un chiaro e gattopardesco tentativo di lasciare tutto così com'è. Ma le ideologie non ci scalfiranno, la testa tutta protesa al rinnovamento del sistema calcio in Italia, attuando quanto prima quelle riforme e quei cambiamenti che ormai sono diventati urgenti e procrastinabili. E proprio per questo che già domani, ossia oggi, a riunione del Consiglio federale, verranno presentate in tal senso una prima serie di proposte. Lo dichiara il Presidente Claudio Lotito. Presidente Claudio, non presentava. Però l'intervento di Malagò c'è stato, Presidente. È stato fatto prima e questo è venuto dopo. E erroneamente avete guardato gli orari, quindi questa è la risposta a coloro che strumentalmente, non certo il Presidente Malagò, perché il Presidente Malagò non mi sembra che abbia detto cose non in linea con prima. Ha detto di riflettere sulla presenza, diciamo... Ma io non devo riflettere su nulla perché, tornare io l'ho spiegato, io sto svolgendo un ruolo che ritengo sia importante per poter attuare quelle riforme e quei cambiamenti che necessitano. Io stavo, tra altre cose, non solo perché tutti pensano stessi lì per vedere la partita, stavo lavorando con le componenti per trovare le soluzioni, anche perché la mia delega è stata molto chiarita anche oggi, è di riforme e innovazione a livello legislativo, normativo e organizzativo, interno ed esterno. Quindi sto lì per trovare le soluzioni anche per... Presidente, Tommasi, però lei ha parlato di dipendente a De Rossi, ma che non conosce il regolamento secondo il Presidente dell'Associazione Calcio. Tommasi, ognuno esterna quello che ritiene giusto di esternare. Io parlo, intanto sono abituato a rispondere seduta stante. Mi sembra che le risposte avvengono a distanza di 3 mesi, quindi mi sembra sono fuori luogo. Presidente, la Presidente della Lazio, domenica tornano i tifosi allo stadio, si riparte... forse come un po' di tempo fa, dimenticando gli ultimi mesi. No, ecco, io mi auguro che in questa veste, visto che siamo dentro la Federazione Gioco Calcio, dovrei parlare solo dei problemi attinenti alla nazionale e non parlare dei problemi della Lazio. Non a caso ho firmato su questo comunicato Presidente Lotito e non Presidente della Lazio. Vabbè, però è anche Presidente della Lazio. Sono il Presidente della Lazio e mica mi nascondo di questo. Però normalmente parlo da Lazio nelle sedi laziali, nelle sedi istituzionali parlo della nazionale. È fiducioso sui tempi delle riforme? Sono sicuro che verranno attuate in tempi molto brevi, soprattutto alcune verranno attuate a brevissimo tempo. La riorganizzazione del sistema della federazione avverrà anche questa con poco, non con molto, in molto tempo, perché l'intento di tutti, soprattutto delle varie componenti che hanno sostenuto la candidatura di Vecchio, è quello di attuare un programma e che il cui programma era ben noto a tutti. Quindi questo non è altro che l'attuazione del programma che avevamo stipulato, perché di cui il Presidente Vecchio si è fatto bene. La rosa dei calciatori a 25 già dalla prossima stagione? Ma l'ha detto, adesso iniziamo che stiamo lì per andare a conferenza stampa. L'avevamo detto, accompagnandola con chiaramente con le situazioni specifiche che troveremo nei singoli.